Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale che apriamo con quello che è il periodo di Natale, le misure che stanno per essere prese in vista del Natale dal 24 al 6 di gennaio. L'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, nonché zona arancione nei giorni lavorativi. Questa è, secondo fonti di governo, una delle ultime indiscrezioni a seguito del confronto, del vertice che c'è stato tra il Premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza insieme al Ministro degli Affari Regionali Boccia. Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti nel raggio però di 30 km e questa la decisione che è stata confermata dall'esecutivo alle regioni. È stata prevista inoltre la deroga dei due commensali nelle misure restrittive che verranno messe in campo per le festività natalizie. Nell'ambito di zona rossa e arancione, restando dunque fermo il divieto di spostamento tra le regioni, nelle giornate rosse e arancioni sarà possibile avere al massimo due non conviventi come presenti nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati però gli under 14, dunque potranno spostarsi liberamente. L'indice RT già da questa settimana è salito da 0,82 a 0,86 e perciò necessario, dice il Ministro della Salute Roberto Speranza, per arginare la risalita dei contagi, disporre la zona rossa in tutta l'Italia e la zona arancione nei giorni lavorativi. Un nuovo decreto legge Covid sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri nel pomeriggio e la decisione ufficiale dovrebbe arrivare in serata. Anche la Regione Campania è pronta a varare un'ordinanza per non consentire durante le festività natalizie gli spostamenti dai comuni con meno di 5.000 abitanti, qualora il governo, comunque come trapela, li potrebbe consentire. Questo è quanto annunciato dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta conferenza stampa del venerdì. Ha detto non servono le mezze misure né nelle festività né sulla scuola. Inoltre su questo chi è in grado di dirci, ha detto il Presidente, se saremo in grado di riaprire il 7 di gennaio. Prima si fissa la data della riapertura e poi il governo va a effettuare l'analisi epidemiologica con il risultato che 9 volte su 10 queste indagini risultano poi errate. In Campania noi seguiremo la linea del massimo rigore per poter aprire una volta e per sempre, non per aprire per 3 giorni e far prolungare l'epidemia di 3 mesi. La conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano dei vaccini e partirà nei primi giorni di gennaio la vaccinazione di massa per tutto il popolo italiano. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, invierà alle regioni una sorta di libretto per le istruzioni per il vaccino e entro questa settimana verranno date tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi che è stata avanzata dalle regioni, questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario. La campagna di vaccinazione partirà con circa 2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle regioni. Sul punto ha parlato proprio il commissario Arcuri, lo ascoltiamo. Non serve prendere esempio dagli altri paesi, dobbiamo essere noi a dare l'esempio e dobbiamo capire tutti che c'è bisogno di un ultimo sforzo. Nei prossimi giorni, per una volta, non dobbiamo pensare solo a trascorrere un buon Natale, ma piuttosto impegnarci a vivere un Natale buono. Sembra un paradosso, forse anche un po' forzato, ma a ben vedere non è così. Che cosa significa un Natale buono? Significa avere cura di noi stessi e dei nostri cari,
fare tesoro degli insegnamenti che questa tragedia ci ha consegnato e che ormai fanno parte della nostra quotidianità. Significa essere prudenti, essere cauti, essere pazienti ed essere responsabili. Significa operare tutti, tutta la nostra comunità, per arrivare ordinatamente all'appuntamento con il vaccino. Nei giorni scorsi ho auspicato di non vedere mai più le foto e i filmati delle nostre piazze e delle nostre strade così affollate come è accaduto nello scorso fine settimana. Ora una notizia di cronaca: è morto il killer dei treni Donato Bilancia, autore di ben 17 omicidi tra il 1997 e il 98 effettuati tra Liguria e Piemonte. Bilancia era noto per la totale casualità e l'efferatezza dei suoi delitti. Stava scontando 13 ergastoli nel carcere Due Palazzi di Padova. È stato arrestato nel 1998 quando la polizia riconobbe l'auto utilizzata per molti dei suoi spostamenti, complice anche le molteplici segnalazioni per il mancato pagamento del pedaggio autostradale. Negli ultimi anni aveva conseguito sia il diploma che la laurea in carcere e inoltre aveva ottenuto un permesso speciale per poter visitare la tomba dei genitori. Agli altri erano stati negati invece perché era considerato comunque un soggetto socialmente pericoloso e deceduto a seguito di aver contratto il coronavirus. Ci spostiamo ora nel napoletano perché sono stati effettuati due arresti nella notte ad Ercolano durante un blitz dei carabinieri della stazione di Torre del Greco, che hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 53enne ed un 27enne residenti ad Ercolano e responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione, in cui sono state perquisite le abitazioni di altri quattro indagati, sono stati rinvenuti 182 grammi di hashish e 38 dosi di cocaina nascosti in alcuni anfratti nei pressi di quelle case, dove sono stati anche sequestrati sei telefoni cellulari in possesso degli indagati. Tutti gli ammanettati sono stati tradotti presso il carcere napoletano di Poggioreale, dove saranno interrogati dal giudice del Tribunale di Napoli. Arrestato in mattinata ad Ischia un 50enne per detenzione di droga ai fini di spaccio dai carabinieri locali. L'uomo aveva con sé 1 chilo di hashish suddiviso in 10 panetti, nonché 750 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Le dosi erano già state confezionate e pronte per essere vendute in occasione delle festività natalizie ed erano state opportunamente nascoste all'interno della cuccia del cane del giardino. Il 50enne, che era incensurato, è stato prelevato dalla sua abitazione e condotto presso il carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Casi Covid a Caserta sono 235 i nuovi positivi, secondo l'ultimo bollettino dell'ASL locale, a fronte di 2.875 tamponi processati, pari all'8,2%. Aumenta anche il numero dei guariti, sono 602 le persone che hanno ricevuto tampone negativo, sono però 7 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore. Si tratta di due cittadini residenti ad Aversa e a Maddaloni, nonché un cittadino di Carinola e uno di Cellole e Piedimonte Matese. Il totale dei decessi del casertano da inizio pandemia si attesta a 358. Restiamo a Caserta perché il sindaco locale Carlo Marino ha firmato un'ordinanza concordata nell'ambito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che prevede tutta una serie di misure per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. In particolare, l'ordinanza numero 81 prevede che fino al 6 gennaio 2021 è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico. Inoltre, nei giorni 19 e 20 di dicembre, dalle 11 alle 22, ad integrazione con quanto già previsto dal DPCM nazionale e le ordinanze regionali, è previsto il divieto per più di 3 persone, esclusi i familiari conviventi, di stazionamento ed assembramento, tranne eventuali code per poter consentire l'accesso ai negozi su tutto il territorio comunale. Nelle stesse giornate, inoltre, è stato previsto il divieto di consumazione di alimenti e bevande, esclusa l'acqua, nei luoghi pubblici aperti al pubblico, già a decorrere dalle 11 del mattino. Inoltre,
per tutti gli esercizi di ristorazione, tra cui bar, pub e ristoranti, è previsto il divieto di asporto di bevande, esclusa l'acqua, sempre dalle 11 del mattino. Qualora la regione Campania dovesse essere classificata in zona gialla, sarà consentita l'attività di ristorazione solo con servizio al tavolo all'interno dei locali, senza però poter effettuare il servizio all'aperto. Chiudiamo con il calcio. Con la squalifica di Insigne e gli infortuni di Mertens e Osimhen, il Napoli si prepara ad affrontare la Lazio praticamente senza attaccanti titolari. Fortunatamente il presidente De Laurentiis e Giuntoli hanno comunque costruito una squadra che può contare su un reparto offensivo particolarmente importante. Dunque saranno Petagna, Lozano e Politano a scendere in campo. In realtà ci sarebbero in rosa anche lo spagnolo Fernando Llorente e il polacco Arkadiusz Milik. Si è tenuto sul punto un summit a Castelvolturno tra il Napoli e l'entourage del classe 94, che non ha previsto però sostanziali miglioramenti. Rimane il pugno duro da parte del club. Il giocatore rimane fuori rosa e a meno di 15 milioni non lascerà la terra del Vesuvio. In ogni caso il polacco cercherà in tutti i modi di andar via, ma ci sono questioni in sospeso relative a vecchie pendenze. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, dal 1 febbraio potrà firmare per una qualsiasi altra squadra da svincolato, ma naturalmente non è interesse del Napoli perdere il giocatore a parametro zero. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata con il Prima TG delle 21. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci. Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.